Tredicesimo giorno di combattimenti in Sudan. Secondo l'ONU, fino a ieri più di 450 persone sono state uccise e oltre 4.000 ferite. Ma la contabilità delle vittime non tiene conto dei corpi senza vita che si trovano abbandonati per le strade, soprattutto della capitale Khartoum. Recuperarli vuol dire esporsi agli scontri armati tra i due golpisti, amici nel 2021 per rovesciare un governo civile, ora nemici per contendersi potere e risorse come petrolio e oro. Da una parte il generale presidente Abdel Fattah al-Burhan con l'esercito, dall'altra il generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto MT, con i suoi paramilitari delle forze di supporto rapido. Recuperare per strada i corpi senza vita di parenti e amici vuol dire anche impegnare soldi per il funerale. Ma adesso in Sudan, con una tregua non rispettata di 72 ore da martedì, si sopravvive con la fatica di trovare denaro corrente, con poche ore quotidiane di elettricità, con la scarsità di acqua, cibo, medicine e carburante. Gli stranieri scappano dal paese, i sudanesi che possono fuggono verso i paesi confinanti. Ma c'è chi resta per non abbandonare i poveri e chi ha bisogno di cure, tra di essi missionari, operatori di emergency e Medici Senza Frontiere, impegnata nell'ospedale di Al-Fasher, unica struttura sanitaria ancora attiva a Khartoum, dove finora ha assistito 404 feriti. Siamo in contatto con ospedali, autorità mediche sudanesi e associazioni per tentare di rifornire altre strutture sanitarie. Tuttavia gli incessanti scontri continuano a rendere quasi impossibile questo tipo di intervento, ha denunciato Medici Senza Frontiere, la quale ha assicurato che continua a garantire alla popolazione l'assistenza sanitaria necessaria, ma chiede che siano garantite la sicurezza e la protezione dello staff e dei pazienti.